Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tutti i libri fumetti che ho letto nel mese di settembre e di ottobre, circa tutti, perché come avete visto dall'anteprima del video è una pila abbastanza impegnativa. Vediamo se ce la faccio di nuovo a tirarla su senza far cadere nulla, non ce la posso fare. Insomma, non so chi me l'abbia fatto fare, ma parleremo di tutta questa roba qua. Partiamo col titolo meno stagionale di questo video, ovvero Un'estate fa, di Zidru e Jordi Lafebvre, edito Bau Publishing al prezzo di 22 euro. È in pratica la storia delle vacanze estive di questa famiglia, che noi vediamo in diversi anni, quindi vediamo anche l'evolversi di alcune dinamiche, la famiglia allargarsi, i problemi fra i due coniugi. Infatti il padre di famiglia è un fumettista, quindi si parla molto anche delle difficoltà di questo lavoro, perché non dà sempre magari delle certezze, non sempre riesce a prendere le ferie quando vorrebbe. I suoi personaggi magari non hanno sempre il successo desiderato, insomma ci sono diverse dinamiche riguardanti il lavoro appunto del capofamiglia, o meglio padre di famiglia, perché capo non mi piace come termine. Comunque ha una storia quindi avventurosa che parla tantissimo di famiglia, di legami sentimentali, è una storia che sa proprio di casa, di quotidianità. Penso che bene o male tutti noi abbiamo vissuto nell'arco della nostra vita un'estate, una vacanza, insomma, con tutta la famiglia. O comunque ogni anno abbiamo quei momenti che da tradizione passiamo in famiglia, magari facciamo le stesse cose ogni anno. A me viene ad esempio in mente il preparare l'albero di Natale, una cosa che ho sempre fatto con i miei genitori verso l'8 di dicembre. E bene o male si tendono a fare le cose sì in maniera un pochettino diversa, ma seguendo le stesse abitudini. E questo l'ho ritrovato tantissimo in questo fumetto, che mi ha fatto sentire veramente a casa, e ho apprezzato particolarmente l'indagine che si fa di questa famiglia, perché non è tutto rose e fiori. Nonostante sia bellissimo, secondo me, il rapporto fra i figli e i genitori, l'ho trovato un po' quasi da film, in certi punti forse un po' troppo perfetto, però vengono sottolineate tanto anche le criticità, tutti i momenti, no, le difficoltà di questa famiglia, le difficoltà inerenti non soltanto al sentire di non riuscire magari ad essere compresi, ad esprimere se stessi, le difficoltà appunto al lavoro. Una lettura quindi veramente molto molto piacevole, non necessariamente estiva. Un altro fumetto che mi è piaciuto tantissimo è Sempre pronti di Vera Brosgo, sempre edito Bau Publishing, il prezzo di copertina è di 19 euro. La protagonista è essenzialmente l'autrice stessa, racconta una storia che ha vissuto lei, ovvero la prima esperienza in un campeggio russo. L'autrice infatti, nonostante si trovi in America, ha origini russe. E si trova in quella condizione in cui con gli americani si sente un po' fuori posto, viene trattata da straniera, ma la stessa cosa le accade anche in mezzo ai coetanei russi, perché ad esempio lei si vergogna a leggere perché non legge perfettamente il russo, e quindi si trova in una situazione di stallo che io ho capito al 100%, perché io ho origini ungheresi, per chi non lo sapesse. E da piccola mi sentivo spesso quella stramba assieme ai miei amici italiani e la straniera assieme ai miei coetanei ungheresi. Quindi è una situazione che ho capito benissimo, ma oltre a questo appunto al senso un po' di smarrimento e il non sentirsi completamente provenire, diciamo, da un certo posto, da una certa cultura, secondo me è un grandissimo vantaggio essere un mix, ma quando si è piccoli non si vuole essere diversi dagli altri, si vuole essere come gli altri, non ci si vuole sentire diversi, quindi penso che sia molto facile capire la protagonista, quindi l'autrice stessa. Inoltre l'ambientazione del campeggio è molto buffa e divertente, è una lettura sicuramente che non si prende troppo sul serio, ma che affronta comunque delle tematiche secondo me molto importanti. Si parla anche dei primi legami di amicizia, di essere appunto un po' diversi dagli altri, o per tradizioni, origini, oppure per interessi, diciamo, non proprio comuni. Insomma, è una lettura che vi consiglio caldamente. Ho letto poi Mille gru di Yasunari Kawabata, non in questa edizione in realtà, ma come avevo fatto vedere in un vlog nell'edizione Oscar Mondadori Classici Moderni. Perché allora ho un'edizione differente? Perché quell'edizione mi è stata regalata dal mio compagno, io mi ero totalmente dimenticata di avere a casa questa edizione che avevo trovato un bel po' di tempo fa all'usato, e quindi ho due copie di questo romanzo, ma poco male perché mi è comunque piaciuto abbastanza.
era il mio primo approccio a questo autore, devo dire che sono rimasta molto incuriosita, nonostante la storia magari non mi abbia presa e conquistata al 100%. È molto particolare e se vi piace la parte più tradizionale, vecchia, tra molte virgolette, del Giappone, sicuramente può essere una lettura interessante, anche per approcciarsi comunque ad uno degli autori più famosi, direi, della letteratura. In pratica, in questo romanzo seguiamo le vicende di un ragazzo che è circondato da figure femminili, fra cui le amanti del padre ormai defunto, la figlia di una delle sue amanti e un'altra giovane ragazza con cui un amante, un ex amante di suo padre, cerca di combinargli il matrimonio. Ci sono diversi intrighi sentimentali e no. Ho trovato però molto interessante appunto avere un centro, diciamo, questo protagonista maschile circondato da diverse figure femminili. Nonostante siano un po' stereotipate queste figure, la storia ci permette comunque di approfondire quelli che sono, sì, i luoghi comuni, diciamo, che cosa dovrebbe fare una donna, come dovrebbe comportarsi. Si parla anche un po' di matrimonio, quindi degli aspetti un po' più tradizionali, si parla della cerimonia del tè, visto che il padre del protagonista appunto aveva questa sala. Si parla molto anche delle porcellane, delle ceramiche, di tutti quegli utensili utilizzati per la preparazione del tè o comunque legati alla tradizione. Insomma, sotto questo punto di vista è veramente molto interessante. La storia poi ha questo risvolto un po' sentimentale, diciamo un po' intrigante, che non mi ha fatto, diciamo, impazzire, però non è stato spiacevole. Iniziamo con un po' di fumetti che vi ho fatto vedere nel video dedicato a Lucca, che ho già letto in modo da darvi una mia opinione. Non starò ad approfondire ogni singolo fumetto perché in realtà sono già uscite le recensioni sul blog o su Goodreads, quindi cercherò di essere abbastanza riassuntiva. Il primo fumetto di cui vi parlo è Inni alle stelle di Jo Pota, edito Bau Publishing al prezzo di 20 euro, il primo graphic novel d'autore completo di Jo Pota. Ero molto incuriosita da questo fumetto perché dalle premesse si capiva che ci sarebbe stato un risvolto fantasy. Il protagonista, Inni, cresce in una famiglia, diciamo, benestante, è promesso sposo, insomma, ad una ragazza, ma in realtà non ha alcuna intenzione di accasarsi, di starsene fermo, vorrebbe infatti viaggiare ed esplorare. Nonostante le altre persone siano molto scettiche nei confronti di questa sua avventura e aspirazione, affronterà appunto un viaggio che lo metterà a dura prova e che dimostrerà non soltanto agli altri, ma proprio anche ad Inni di che cosa è realmente capace. È un fumetto che secondo me trasmette un messaggio bellissimo, ovvero il coltivare se stessi, inseguire i propri sogni, non dimenticare mai chi si è e soprattutto mettersi alla prova per dimostrare qualcosa principalmente a se stessi. È un messaggio fortissimo che mi è piaciuto veramente tanto, però penso che la trama in sé sia un pochettino debole. Il risvolto, soprattutto fantasy, per cui ero più magari entusiasta, non è stato approfondito magari come mi aspettavo. Sono rimasta un po', come posso dire, confusa da alcune dinamiche, non ho sempre capito bene tutto. E soprattutto una cosa che mi è dispiaciuta molto è che il protagonista visivamente assomiglia moltissimo ad un altro personaggio principale della storia. Secondo me ci poteva essere un po' più di varietà, soprattutto nei tratti del volto. A parte queste somiglianze, i disegni mi sono piaciuti veramente tanto, soprattutto nei momenti in cui si andava a illustrare il cielo, comunque degli spazi aperti, l'ho trovato molto molto poetico e magico. Mi aspettavo però qualcosa di più proprio dalla trama. Messaggio bellissimo, però la storia in sé non mi ha lasciato granché. Ho letto poi Le ragazze del Pillar di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito sempre Bau al prezzo di 19 euro, il primo volume di una nuova serie dedicata appunto alle ragazze del bordello che abbiamo conosciuto nel Porto Proibito. In questo volume in particolare ci sono due storie, protagoniste appunto due delle ragazze del bordello, ma in realtà non sono protagoniste esclusive perché si raccontano un po' le vicende in generale anche di altri personaggi. Una cosa che ho apprezzato tantissimo come il non parlare esclusivamente del lavoro e della vita all'interno del bordello, ma si affrontano svariate tematiche.
come il viaggio, l'avventura, i sentimenti, il futuro di queste ragazze. Una cosa che apprezzo tantissimo degli autori è la capacità poi di parlare di prostitute e bordello in maniera mai volgare. Anche nei momenti in cui le ragazze vengono raffigurate nude, non è un nudo, diciamo che scandaloso o che va a urtare magari la sensibilità. Vengono rappresentati in maniera naturale, perché alla fine un corpo nudo è così semplicemente come è nato. Ci sono sì magari delle battute ogni tanto, dei riferimenti magari anche un po' giocosi, ma è il bello secondo me di questa storia, perché da una parte appunto intrattiene, ti diverte, e dall'altra si vanno a affrontare poi le difficoltà di alcune di queste ragazze che vengono messe a dura prova. Altro fumetto che mi è piaciuto molto è Alice di Sogno in Sogno, di Giulio Caione, con i colori di Giulia Adragna, sempre edito Bau al prezzo di 18 euro. La copertina è molto lucida. La storia si concentra appunto su Alice, una ragazza, un'adolescente che si è appena trasferita e che è dotata di un potere molto particolare, ovvero in grado di entrare nei sogni delle persone che le dormono accanto. Può sembrare un dono spettacolare, ma per lei è un po' una maledizione, perché il padre ha appena perso lavoro, si sono dovuti quindi trasferire in un'altra città, in una casa più piccola, è costretta a dividere la camera con suo fratello, che è metallaro e super fissato con zombie, apocalissi, eccetera, e quindi fa sempre sogni molto estremi. È una storia che però non si focalizza esclusivamente sul potere misterioso di Alice, ma anche su un segreto, diciamo, di famiglia e sulla sua grande amicizia con Jamie. Amicizia che non viene vista tanto bene da una compagna di classe, che infatti tende a prendersela sempre con Alice. È una storia di formazione d'amicizia molto molto bella, secondo me. Ha questo risvolto un pochettino fantastico che rende tutto un po' più avventuroso e avvincente, ma in generale ho apprezzato di più la parte, tra virgolette, reale, che si concentra appunto sui sentimenti. Si parla in parte anche di bullismo, perché Alice viene appunto presa costantemente in giro da una compagna di scuola, si trova comunque in un momento difficile per via della famiglia, non riesce a dormire a causa dei sogni del fratello, ma non può raccontare del suo potere, nessuno le crederebbe, quindi si trova in una situazione veramente difficile e affronta un percorso che la aiuterà senz'altro ad affrontare non soltanto il suo presente, ma anche quello che le capiterà in futuro. Anche in questo caso penso che il messaggio del fumetto sia molto bello, nulla da dire sui disegni, mi sono piaciuti tanto, soprattutto le scene al cimitero, dove c'è questa sorta di laghetto molto molto bello. Lo so che cimitero spesso viene associato a qualcosa di cupo, in questo caso c'è un parco, ci sono diverse piante, il lago, insomma, ci sono dei giochi di luce ed acqua che ho apprezzato tantissimo. Per quanto riguarda invece Jay di McKenna e Perez, sempre edito Bau al prezzo di 21 euro, la trasposizione, l'adattamento, diciamo, moderno a fumetti di Jane Eyre, ho qualche perplessità, nel senso che non ho letto il classico da cui si ispira, quindi non posso fare un vero e proprio paragone. La storia in generale l'ho trovata molto carina. La protagonista è una ragazza orfana che si impegna, inizia a lavorare, appena può lascia la famiglia adottiva per iniziare a vivere veramente la sua vita, realizzare il suo sogno. Si trasferisce quindi a New York per poter mantenere però la sua borsa di studio, è costretta a trovarsi un nuovo lavoro e viene quindi assunta come tata per una bambina ricchissima. Lei si lega da subito a questa bambina perché rivede se stessa da piccola. Infatti il padre è molto assente nella vita della bambina, la madre invece è morta, quindi si crea da subito un legame molto speciale. Da subito, forse anche troppo in fretta. Una cosa che ho notato all'interno di questo fumetto è che è tutto molto molto frettoloso, alcune dinamiche non ci vengono ben spiegate, come il rapporto che si crea appunto fra Jane e la bambina, fra Jane e il padre della bambina. Inoltre il mio principale problema con questo fumetto sono i disegni. Lo stile ricorda molto quello classico americano dei supereroi, che a me non piace per niente, soprattutto perché faccio fatica a interpretare l'espressività dei personaggi. Facevo molta fatica a distinguere quando un personaggio sorrideva o quando sogghignava o quando era
triste. Ho avuto serie difficoltà a interpretare alcuni disegni. Per quanto riguarda la storia, carina, piacevole, nulla di che per quanto mi riguarda. Una cosa però che ho apprezzato è la forza che ci trasmettono gli autori attraverso il personaggio di Jane, che è comunque una ragazza che si fa da sola, che riesce in un qualche modo a crearsi la vita che voleva grazie al duro lavoro, all'impegno e alle sue forze. Altro fumetto, diciamo, delusione per quanto mi riguarda è La Belgica di Toni Bruno, il primo volume in realtà della Belgica, ovvero Il canto delle sirene. Il prezzo di copertina è di 20 euro, sempre edito Bau Publishing. Si concentra e si sviluppa attorno alla famosissima esplorazione in Antartide. In particolare seguiamo il percorso, diciamo, di un ragazzo, uno scaricatore di porto, che si trova catapultato sulla nave diretta in Antartide. Diciamo che mi aspettavo un fumetto decisamente più avventuroso, forse più concentrato sull'effettiva esplorazione, forse un po' meno sul viaggio, perché in realtà qua si parla tanto di navi, di viaggio. Forse il mio problema principale è proprio questo, che mi aspettavo qualcosa di un tantino diverso. I disegni non mi hanno conquistata al 100%, da qua sulla terra è bellissima, mi avevano emozionata sicuramente di più, mi aveva convinta di più lo stile. In questa storia invece forse anche per il modo in cui vengono rappresentati i personaggi. Si ispirano a personaggi comunque realmente esistiti, però anche in questo caso ho trovato che fossero molto simili fra loro. Il problema è che effettivamente le persone a cui sono ispirate, diciamo nella vita vera, si assomigliano molto fra di loro, quindi non ci si può fare niente da questo punto di vista. Vi dicevo, mi aspettavo qualcosa di sicuramente più avventuroso. Anche il protagonista mi sembra un po' piatto, un po' lasciato a se stesso, non so, non mi ha colpita particolarmente, non mi ha detto granché. Ultimo fumetto Bau per oggi, Mercedes di Daniel Cuello. Questo ha un prezzo di copertina di 21 euro ed è un fumetto che mi è piaciuto molto. Forse non raggiunge Residenza Arcadia per quanto mi riguarda, o forse sì, non lo so ancora. Protagonista della storia è l'iconica Mercedes, una delle donne più potenti al mondo, che noi seguiamo in fuga. Ebbene sì, deve fuggire. È arrivata al punto in cui deve rispondere delle sue azioni, invece di farlo, appunto, scappa. Ma non fugge ovviamente da sola, ma assieme a tutto il suo gruppo di assistenti, lavoratori, guardia personale, facchino, eccetera, eccetera. Man mano però che si va avanti in questa sorta di avventura, le persone diminuiranno sempre più e si ritroverà, diciamo, sola. Sola a dover affrontare qualcosa da cui magari sta scappando, ma non fisicamente, ovvero la sua personalità, se stessa, il suo passato. Ed è proprio questa la parte, secondo me, più potente del fumetto, ovvero quando ci si rende conto che Mercedes non è solo la donna più potente del mondo, non è solo quell'icona. È un personaggio particolarmente complesso che ha dovuto affrontare diverse difficoltà e in un certo senso ha dovuto indossare una maschera per poter sopravvivere. È una storia che mi è piaciuta molto, perché all'inizio sembra una storia simpatica, che non si prende molto sul serio, è divertente, ci sono diverse battute. E infatti all'inizio mi chiedevo, ma non capisco bene dove voglio andare a parare l'autore, poi la seconda parte, diciamo, mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto apprezzare tantissimo questo fumetto. C'è poi una storia extra alla fine, nell'edizione quella per i 10 anni di Bao. È una storia breve, molto molto semplice, ma mi ha fatto piangere. Un piccolo dettaglio. Comunque, scherzi a parte, se vi piace l'autore, secondo me apprezzerete tantissimo questo fumetto.
Tornando ai libri, ho letto questa raccolta di storie di Robin Stevens, ovvero Crime, Bones and Crime. Io ce l'ho in inglese, non penso che esista ancora la versione italiana di questa raccolta, che appunto raccoglie delle storie brevi ambientate fra i volumi principali della serie Miss Detective. Quindi anche in questo caso le protagoniste delle varie storie sono sempre Daisy e Hazel, due ragazze che frequentano le medie, che hanno una società investigativa, un piccolo club in cui affrontano delle indagini. In queste storie ovviamente i casi sono ad esempio di disparizione, c'è una storia molto da Halloween in cui una ragazza sembra discendere dai vampiri. Ci sono poi anche dei contenuti extra, come ad esempio come organizzare un club investigativo. Ci sono dei contenuti appunto extra, tutti inerenti però al mondo Miss Detective. Non mi è dispiaciuta come raccolta, ma secondo me non aggiunge nulla in più alla serie principale. Soprattutto penso che sia un prodotto molto più per ragazzi. Certo, i romanzi di Robin Stevens hanno comunque come target principale appunto un pubblico molto molto giovane, quindi non è assolutamente un difetto del libro, anzi è il suo scopo, è il suo target principale, quello di rivolgersi a dei ragazzini. In questa raccolta l'ho sentita molto di più come cosa, mentre nei romanzi, man mano che stiamo andando avanti con i numeri, sento che sì, è una storia per ragazzi, però è comunque gradevole per una persona cresciuta e vecchia come me. Questa invece l'ho trovata fin troppo infantile. Libro invece assolutamente in target che mi è piaciuto molto è Il segreto di Grimshore di Agatha Christie, edito Mondadori al prezzo di 12 euro. Io l'avevo recuperato all'usato. Dietro a questa storia c'è una storia molto interessante, vi lascio la recensione che ho fatto sul blog perché vi spiego come è nato questo racconto lungo, trovate il link questo in descrizione nelle schede. Non è un vero e proprio romanzo, ma appunto un racconto lungo che ha per protagonista Poirot. La storia è ambientata in una magione di campagna in cui i proprietari stanno per organizzare una mega festa e hanno chiesto a una scrittrice di gialli di organizzare una sorta di caccia al tesoro, ma con delitto finale, un po' tipo cena con delitto per intenderci. Questa scrittrice però ha un brutto presentimento e quindi chiede a Poirot di raggiungerla. Purtroppo questi presentimenti hanno fondamento nel momento in cui il finto cadavere non è poi così finto, viene ritrovato effettivamente morto. È una storia di quelle abbastanza classiche della Christie, nonostante sia breve, si legge veramente in un paio d'ore, è molto molto intrigante e piacevole. Non c'è una vera e propria indagine come suo solito, quindi le abilità investigative di Poirot magari non emergono al meglio. Però è una storia comunque che si basa molto su segreti, finzioni, ruoli. Una storia veramente molto molto carina, leggera, quindi se siete in un momento magari in cui avete poco tempo, volete qualcosa di distrazione magari fra dei volumi tosti o dei momenti insomma particolarmente difficili, vi consiglio di leggerlo. Ho letto poi L'arte della guerra di Sunzi, illustrato da Peter Katz, edito dall'Ippocampo al prezzo di 15,90 euro, è in pratica il graphic novel che si ispira al famosissimo libro appunto di Sun Tzu. In questo caso abbiamo un maestro che cerca di trasmettere appunto gli insegnamenti di Sun Tzu a un giovane ragazzo. Quindi viene effettivamente raccontata l'arte della guerra per vari punti e il maestro appunto cerca di educare, di mettere tra virgolette in pratica in alcuni punti questi insegnamenti facendo proprio degli esempi al giovane alunno. Interessante come concetto, disegni molto belli perché spesso ci sono delle illustrazioni che si rifanno proprio alla tradizione orientale, però l'ho trovata una lettura un po' piatta perché sì, viene raccontata l'arte della guerra, ma non c'è in realtà una vera seconda storia parallela, ci sono piccolissimi episodi. Quindi leggendolo tutto d'una volta per me è risultato un pochettino
pesante e poco interessante, anche perché si entra comunque molto nel dettaglio, ci sono veramente molte parti scritte, proprio come se si stesse tra virgolette studiando. Però ripeto, le illustrazioni mi sono piaciute veramente tanto e anche l'idea di base non è male. Due recuperi manga, il primo è il numero 8 di Made in Abyss di Akihito Tsukushi, edito J-Pop al prezzo di 7,90€, volume devastante. Se volete leggere Made in Abyss perché le copertine sono sempre carine, pucciose, coccolosissime, con personaggi che ridono, sorridono, sono bellissimi, sappiate che il contenuto è l'esatto opposto. C'è morte, disperazione, traumi e chi più ne ha più ne metta. Questo ottavo volume in particolare torna un po' indietro con la storia ed è devastante. Non so come altro spiegarlo. Per me è stato devastante. C'è un punto in particolare della storia che ho trovato molto molto drammatico, non solo per la storia in sé ma proprio a livello umano l'ho trovato traumatico. L'autore è in grado veramente di portare agli estremi la sofferenza, la disperazione, le condizioni più misere magari di una famiglia, di una persona che si ritrova sola al mondo, le esaspera. Quindi al di là comunque della storia, dell'aspetto dell'abisso, che già di per sé è terrificante perché ci troviamo in questo mondo in cui scendendo nell'abisso a un certo punto non puoi più risalire perché se no muori, e se scendi tot in profondità e risali di poco hai delle emorragie, giramenti di testa, insomma degli stravolgimenti, e i protagonisti sono tutti veramente molto molto giovani. Non so che cosa aspettarmi dal prossimo volume, non so quando uscirà, spero nel frattempo di non essere ancora così traumatizzata. Cosa molto più leggera e divertente è invece il numero 11 di Amarsi Lasciarsi di Osaki Saka, edito Planet Manga al prezzo di 4,90€, è il penultimo se non sbaglio volume di questa serie e mi è piaciuto, ma inizio ad avere degli strani sentimenti riguardo a questa serie. Forse proprio perché sta giungendo alla fine mi sento strana, nel senso non ha nulla che non vada in realtà questo volume. Semplicemente ho fatto fatica a ritrovare quelle motivazioni fortissime che mi hanno spinta ad amare e consigliarvi tantissimo questo manga. Forse proprio perché siamo giunti alla fine, forse perché inconsciamente non voglio rassegnarmi all'idea che stia finendo questa serie, forse perché mi aspettavo qualcosa di più. Non lo so, in realtà, come vi dicevo, non è un cattivo numero. Vengono risolte delle questioni che attendavamo da un sacco di tempo e soprattutto in confronto al decimo e nono volume è un passo avanti, però forse l'ho trovato un po' troppo ordinario, un po' troppo come tutti gli altri shoujo, non lo so, ho questa sensazione. Ultimissimo libro di cui vi parlo oggi è semplicemente Tokyo di Stefano Faravelli. Questo libricino di Confluencias, spero di dirlo bene, ha un prezzo di copertina di 18€. È un libricino a cui sono molto legata sentimentalmente perché mi è stato regalato l'ultimo giorno che ho trascorso a Ferrara assieme alle mie amiche e anche loro se ne sono presa una copia, quindi ha un posto molto speciale nel mio cuore. Si tratta di una sorta di carnet di viaggio appunto in Giappone, praticamente composto da una parte estraibile illustrata dall'autore ma anche annotata a mano, e la prima parte, quella che rimane diciamo nel libro, è appunto la spiegazione di quanto è illustrato e scritto nella parte estraibile. È scritto in italiano, inglese, francese, spagnolo e giapponese, quindi è multilingua, una cosa di per sé molto molto bella. Faccio vedere magari qualche illustrazione, il concetto è veramente molto molto bello. Però io mi aspettavo qualcosa di più, perché non si tratta né di una guida né di un scoprire magari qualcosa di nuovo sul Giappone, sono appuntati dei semplici pensieri o osservazioni di quello che appunto si vede. E per carità, l'illustrazione è bellissima, il concetto mi piace molto, però non mi ha arricchito sotto il punto di vista del viaggio, e soprattutto per il prezzo che ha, secondo me
lascia poco, cioè condivide veramente poco di quello che è il Giappone, in particolare Tokyo, visto che il titolo anche è Tokyo. Ce l'abbiamo fatta! Queste erano tutte le letture dell'ultimo periodo. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, se avete letto alcuni dei libri o fumetti che ho citato, e soprattutto fatemi sapere qual è stata la vostra opinione al riguardo, soprattutto nel caso di quelle letture che non mi hanno convinta al 100%, in modo da poterci confrontare. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!